Pizzo, pizzo, pizzo. Anche a morte devono chiedere un pizzo. Papà, non capisco. Perché doveva morire la mamma? La vita è così. Lei ha lavorato tanto perché tutti noi potessimo vivere meglio. Non mi interessa. Io voglio la mamma. O almeno la stessa speranza. Se è così, la vorrei anche io. Sì, questi uomini, che cosa hanno fatto di speciale? Erano tutti boss con molto potere. Ed erano diventati potenti grazie al lavoro degli altri. E tu? Sei potente? Papà, non ti ho visto mai lavorare come faceva la mamma. Io sto nel mezzo. Io faccio quello che mi chiedono e non chiedo mai quello che fanno gli altri. Perché ognuno nella vita deve capire qual è il suo ruolo, qual è la sua posizione. E qual è il tuo lavoro? Vabbè, dai, adesso andiamo a fare un giro. Devo vedere alcune persone, eh? Sono questi quelli che contano. Pedro mio, ti ricordi di me? Tomacci ti portava sempre a casa mia. Mi piaceva sentirla cantare. Ricordo le sue preghiere e pittia, il suo duro lavoro per avere una casa e una famiglia benedetta. Questo è quello che chiedete. Quello che ci chiedete non è giusto. Noi studiamo per campare. E mi spezza il cuore che sia proprio tu a chiedermi questo. Ti voglio benedire, Nino, come Gesù l'ha fatto con me. Ricorda chi era tua madre. Il mondo sta cambiando. I vecchi tempi sono finiti. Una volta le regole erano chiare. Ora invece ci sono solo degli idioti, senza cervello, senza sentimenti, che godono paura alla loro stessa gente e non offrono sicurezza e protezione, come facevamo noi. Poi ci sono persone, come
come quella signora Angela con cui parlate, che hanno sentimenti e nessuna paura. Ricordo che anche da mamma parlavo con la signora Angela. Se la sua fede è reale, allora la nostra vita è follia. Tu devi essere coraggioso nella vita. Ti insegno io come far sopravvivere, eh? Vieni qui che ti faccio vedere una cosa. Vedi? Tutta questa è la mia eredità. Tutto quello che devo fare è solo chiedere. E questi idioti mi danno tutti i loro sudati guadagni. Hai capito? Ricordati, non devi mai avere paura. La paura appartiene solo a quelle formiche là sotto, a quegli idioti, capito? Mai avere paura e mai avere dubbi, eh? Bravo. Un momento, c'è qualcuno ti vuole? Con lui barista le cose vanno meglio, non fa troppe domande. E lui è mio figlio. E questo è mio figlio. Hai visto? È semplice. Questo qui è un vigliacco. Rimani alla porta. Osserva e impara. Piace, non ti aspettavo oggi. Non ti preoccupare, non voglio il pizzo anche sul danno. Vedo cosa posso racimolare che tira. Non devi racimolare, dammi tutto. E allora? Cosa puoi fare per me? Ti prego, ti supplico, aspetta. Questo è mio figlio. Domani verrà lui al mio posto. Sì, grazie. Domani avrai tutto pronto, tutto. Ti ringrazio, grazie. Qui non si scherza. Quello che non riesco a raccogliere, lo devo mettere di tasca mia. E questo cretino è convinto che se non paga, perderà tutto. E poi una cosa, ricordati. Mai dare l'impressione che ne stiamo scherzando, hai capito? Mai!
Ma chi è? Te l'ho detto, io sto nel mezzo. Faccio sempre quello che mi chiedono, ma non chiedo mai quello che fanno, hai capito? È una questione di capire dove sta il mio posto. Dove devi stare? Mettiti la testa, ah? Guarda che stai rischiando parecchio. E un giorno ne pagherai le conseguenze. Stai invecchiando e ti stai indebolendo. Mi insegnaste, sei la loro follia. E ora ti mostro debole. Di tua mamma. Mi piaceva sentirla cantare e pregare per te. E allora? Le cose sono cambiate, Nino. Ma io voglio farti lo stesso bene che Gesù ha fatto per me. Allora? Lo sai che Aldo non c'è più e lui ha lavorato tanto non solo per la famiglia, anche per il mio Signore, Nino, e non per dare ai ladri. Quello che tu mi chiedi è contro la legge e contro il mio Signore. Non sono più disposta a pagarti il pizzo. Anzi, ti perdono per avermelo chiesto. Non sei più quello di prima. Ho imparato anche di più di quello che mi ha insegnato. Forse ti ho insegnato le cose sbagliate. Che ti ha detto quella donna? Non ci voleva pagare. Ha detto che siamo dei ladri. Che chiediamo il riscatto. Parla proprio come la mamma. Perché? Lo so. Per anni ho pensato a quello che tua madre diceva, a quello che credeva. Io non la capisco. Questa donna è come se la fede per lei fosse reale. Nonostante abbia perso il marito, è sempre gioia, è sempre la stessa. Non ha paura, mai. E tu chi è, cavolo? Lui non parla. Va dove lui dice.
Hai qualcosa per me? E allora? E allora cosa? Non c'è altro per me? No, non credo. E allora? Chi si ci ruono con gioia? Molto. Non hai fatto nulla per avere tutto questo. Quanto hai preso da quelli che hanno sudato tutta la vita? No, fermo! Voglio che tu faccia qualcosa. Vai fuori e farti due passi, poi ritorni e sarai tu a dirmi quello che dobbiamo fare. Ricordo che anche la mamma parlava come la signora Angela. Ti perdono per avermi richiesto. Forse ti ho insegnato le cose sbagliate. Se la sua fede è reale, allora la nostra vita che è una follia. Per anni ho pensato a quello che tua madre diceva, a quello che credeva. Io voglio la mamma, o almeno la stessa speranza. Te è così, la vorrei anche io. Ho deciso. Voglio diventare un vero Renato, un uomo nato di nuovo.